a Suzuka come i samurai. In un paese dove orgoglio e tradizione sono i valori preponderanti, i piloti dovranno mettercela tutta per non disonorare la gara del sollevante. Il Giappone, spesso teatro di finali mozzafiato, come Senna Prost, Schumacher Hakkinen, quest'oggi siamo sicuri ci regalerà sensazionali emozioni firmate colpi di ruota, perché si sa che i samurai combattono sempre, fino alla fine. Signore e signori, benvenuti all'appuntamento numero 17 targato TST F1 Racing. Stop and go e via, sprint finale di un campionato che sta giungendo al termine. Buonasera a tutti e benvenuti a un altro gran premio nel TST F1 Racing. Siamo al 17° appuntamento, siamo a Suzuka, qui con me in cabina di commento c'è Andre. Ciao Andre. Ciao, buonasera a tutti. E allo streaming c'è THC Poseidon. Ciao Poseidon. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ok, lascio la parola a te Andre per le caratteristiche tecniche del circuito. Dici un po'. Sì, allora, Suzuka è una pista molto tecnica, una pista con tante curve veloci. Il primo settore è caratterizzato dal famoso snake, cioè una ripetizione di curve sinistra-destra, sinistra-destra. Molto difficile da percorrere. Un pilota che lo interpreta molto bene è Raikkonen. E stasera vedremo i ragazzi come se la caveranno in questo settore, che credo sia quello un po' più complicato, cui più difficile andare forti. Poi troviamo un secondo settore dove invece è un po' più misto. Abbiamo una curva velocissima, un tornantino, e poi si arriva alla famosa spoon, che è la curva che ci porta sul primo rettilineo, diciamo, quello senza DRS. E dopo questo rettilineo invece abbiamo la famosissima 130R, una curva a sinistra che si percorre a piena velocità, veramente veloce. E tra l'altro questo rettilineo potrebbe essere un punto di sorpasso, ma se si arriva appaiati la 130R, passarci in due è molto dura. Quindi non so se vedremo dei sorpassi lì, perché è molto rischioso lì, perché proprio c'è una traiettoria sola. E niente, dopo questa curva invece troviamo una chicane che ci riporta sul rettilineo dei box, in cui c'è la zona di DRS, in cui probabilmente vedremo dei sorpassi in queste gare. Una pista mediamente lunga, con alte velocità media, con un'alta velocità media e molto tecnica. Meteo sempre un'incognita e usura gomme è abbastanza importante, magari non delle peggiori, ma si usura abbastanza. Voi cosa ne pensate? Tanto stiamo aspettando sì. I piloti che finiscano le qualifiche di tentativo unico. Esatto, no, guarda, hai fatto un'analisi perfetta, condivido in pieno. Infatti volevo ricordare che siamo in mini sfida, abbiamo i 6 piloti che si contendono il passaggio in gold. Abbiamo Step95, Tinaia, abbiamo Predator, Irvine, Verstappen e Binom. Tu cosa ne pensi della pista Poseidon? Ma guarda, concordo con tutto quello che ha detto Andre, pista molto tecnica, soprattutto primo settore di difficile interpretazione, bisogna trovare un bel bilanciamento con l'assetto, con l'aerodinamica, però non è una pista che mi piace moltissimo e devo ancora anch'io farmi un'idea sulla possibile strategia che poi adotterò per l'Academy giovedì, e infatti stasera guarderò i ragazzi per farmi un po' un'idea di vedere usura gomme e quant'altro. Esatto, no, è una pista comunque tosta, molto difficile interpretazione anche, direi, dove è difficile passare. Esatto, molto stretta, no? Quindi appena fai un errore anche nel serpentone veloce, sbagli una curva le sbagli tutte, poi è molto tosta. Adesso vediamo se hanno finito la qualifica. Esatto, siamo in attesa dell'invito che avverrà durante il warm-up lap. Esattamente. Beh, in questa mini sfida voi chi vedete come favoriti per il passaggio in gold? Già che ci siamo, facciamo questi pronostici. Ma dunque, allora, beh, è una mini sfida interessante, perché ci sono, allora, beh, Irvine, Predator, Step, diciamo che sono tre piloti proprio da gold fissa, secondo me, a parte Irvine che è da poco che è entrato nel TST, nella competition, e non è ancora riuscito a entrare in gold. Ecco, intanto mi è arrivato l'invito. Sì, invito al gruppo. Ah, sì.
Ok, andrà andato. Tu invece, Poseidon, cosa pensi? Chi dai come favoriti? Guarda, io sinceramente non conosco ancora molti piloti, quindi non voglio sbilanciarmi su pronostici azzardati. È la seconda volta che li guardo e non ho ancora idea di chi sia davvero, chi abbia più passo, chi abbia davvero la possibilità di riuscire a passare in gold o rimanere in silver. Tanto mi è arrivato l'invito Eh sì, anche te l'ho inviato anch'io, sì. Ok, a me. Adesso vediamo se riesco a possiamo andare allora a vedere entrare. se sono pronti. No, questa direi che guardando i piloti è una mini sfida interessante, interessante perché ci sono piloti di esperienza come Predator, Step, poi comunque anche Tinaglia, così c'è la nuova scoperta di Irvine che è molto forte, ma forse è ancora un po' acerbo, ancora fa qualche errore, può migliorare. Intanto vediamo subito, colpo di scena, piove, Chiedo intermedie. scusa, io sono dovuto andare nel gruppo a sentire i ragazzi per l'invito, stavo parlando, poi ho visto un Perfetto. invito, credevo fosse già l'invito alla gara, invece era l'invito al gruppo. Ah, intanto abbiamo continuato con i pronostici. Intanto vediamo che intermedie, subito primo colpo di scena. Già è una pista difficile, con l'intermedio bisogna stare molto attenti, soprattutto in curva 1 che arrivi molto forte. Il curva 1 è Vediamo. difficile perché si fa tutta diciamo, di motore, no? Si usa molto il cambio per rallentare ed è facile arrivare larghi perché è proprio una curva ad ampio raggio Eccoci qua. dove con la Siamo traiettoria pronti. perfetta. Intanto si stanno per spegnere i semafori. 4, 5. Allo spegnimento del Gran Premio di Suzuka. Siamo partiti. Vediamo i piloti subito. Gli appaiati. Occhio in curva 1. I contatti. La Mercedes è partita bene. Ok. Oh, subito il contatto. Verstappen si ritira. Verstappen si è ritirato. Visto che una macchina gli è andata addosso, non ho ben capito E cosa è safety successo. Intanto car. safety È car subito. Vediamo cosa è successo, se riuscito a fare una abbia avuto clip, magari danni. chi l'ha Sì, visto io bene. l'ho fatta, però con Binom mi sa che ha avuto un contatto. Però non sono riuscito a capire se è stata la Sauber a colpire la McLaren, scusate, la Mercedes, sì, ancora la McLaren, o il contrario. Non so, voi avete visto qualcosa? Anche nella Io concitazione purtroppo non ho definito in bene camera car con l'incidente. Step cercavo di guardare dietro ma non ho fatto in tempo, Io ho ero in visto solo. televisiva, ma ho Anch'io. visto, stavo guardando i primi, dietro non stavo guardando, ho visto due macchine andare nella ghiaia. Peccato. Comunque Quindi sfortunato subito la Verstappen prima nelle mini vittima appunto di sfide. questa prima curva. Eh sì, mio compagno di squadra. Vabbè. Non vorrei Quindi azzardare, ma mi adesso. sembra che fosse Binom che all'interno ha perso una macchina e è andato a sbattere. Però non vorrei dare Beh, dai, vedremo una visione se errata dell'incidente. ci saranno magari reclami o quant'altro. Beh, di sicuro si vede dalla diretta, quindi le immagini le abbiamo. Esatto, Sì, adesso esatto, esatto. anche se non ho visto bene che è successo, però insomma bisogna sempre cercare di stare attenti a curva 1 perché le gare non si vincono dopo 100 metri, quindi Esatto, bisogna fare esatto. Ma poi sempre proprio qua è attenzione. difficile, come abbiamo detto prima, molto difficile Sì, beh, interpretazione poi già l'acqua. sull'asciutto. Sì. Esatto, l'acqua è Ovviamente veramente. l'acqua sì, magari c'è stata proprio una perdita da parte di un pilota che ha perso la monoposto e non è riuscito a evitare l'altro. Stavo Sì. Beh, guardando se diciamo Binom che. magari rientrasse perché magari l'ha danneggiata, ma non sembra. No, 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 Vediamo subito. No, non è rientrato. no. Ma Invece sì, sì. rientra, rientra. Quindi ha anche danneggiato l'ala. E vabbè, dai, saranno contenti i piloti in pista che c'è un avversario in meno. Sì, sicuramente sì, essendoci tre posti disponibili adesso sono rimasti in cinque, quindi diciamo che solo due piloti non potranno andare in gold. Esatto. Ok, Vino mi ha cambiato l'ala. E quindi adesso le posizioni, vediamo, in prima posizione Step, secondo Predator e terzo Irvine, dietro di lui Tinaglia e poi Vino.
Diciamo che forse i tre favoriti sono lì davanti per ora. Però Sì, credo anch'io che loro tre siano i favoriti. con l'incognita pioggia non si può mai sapere. Mettiamola così. Assolutamente. Vediamo se almeno dai, la pioggia mette un po' di pepe nella gara. Qualche errore dei piloti, qualche sorpasso. Non lo Sì, perché è so. totalmente poi diverso il modo di interpretare le traiettorie, le frenate. Quindi anche magari quelli che sono un pelino solitamente più forti, magari sulla pioggia il livello si bilancia di più. Esatto. Siamo in questo momento di stallo, diciamo che la safety car sarà in pista per 4 giri all'incirca, no? Sì, di solito fa un 3-4 giri, sì. Siamo già alla fine del secondo giro. In realtà ovviamente i piloti non ce ne hanno, essendo che alla prima curva è stato subito contatto. Qua usura gomme com'è? Io non ho davvero idea. È Ah, c'è elevata? un'usura diciamo medio alta. A me la cosa che mi piace di questa pista sull'usura è che si usurano tutte uguali le gomme. Non è come in tante altre piste che magari si usura più una più l'altra. All'incirca siamo tutte e quattro le gomme un'usura abbastanza equilibrata. Poi sulla pioggia sinceramente non te lo so dire com'è. Nemmeno Secondo io. me sicuramente credo che andranno in fondo avendo. Sì, poi con la safety Yeah. car ti permette Esatto, di quindi gestire meglio le gomme. esatto. Tanto Binum sta raggiungendo il gruppo, deve stare attento. Vabbè, il Delta adesso non ce l'avrà neanche più, può andare tranquillo e spingere verso il gruppo. Vedo che lagga un po' però Bino. Vediamo. Adesso che si è smesso, però nelle immagini precedenti stava laggando un pochino. Adesso lo tengo un Potrebbe po' essere d'occhio. che il contatto Infatti. sia stato frutto di un lag. Vedremo nel dopo gara, magari la Adesso domandina gliela controlliamo. faremo. Nel caso il lag fosse pesante, sarebbe meglio entrare nel gruppo dei piloti e avvisare Bino di lasciare, cioè di farsi da parte in caso Sì. gli segnalino qualche lag. Però al momento non lo vedo No, adesso laggare. anch'io lo stavo guardando, adesso ha smesso, sembrerebbe. Credo che di solito lui non è uno che lagga solitamente. Adesso i piloti sono alla spawn. Sì, vediamo se ha spento magari le luci la safety car. E credo che farà Vediamo ancora un giro. step, no, sì, Credo non è anch'io. ancora spento. Vediamo il terzo settore che dovrebbe essere in quella zona. No, quindi un altro giro con la safety car. Un altro giro dietro, poi sicuramente la corsa riprenderà. Tanto vedo subito Predator che mette un po' di pressione a step, un po' a destra, si vede negli specchietti. Nella mia sfida ogni errore viene pagato, comunque si La gara è paga corta, e è corta, gara esatto, anche corta, magari c'è quindi un po' più di tempo per tensione. recuperare. Esatto. Ancora, niente televisivo. Però comunque attenti anche a Tinaia che potrebbe sempre impensierire qualcuno là dietro. Sì, Tinaglia è comunque un pilota che non va male. Spesso in gold, lo vediamo in gold. Quindi può senz'altro dar fastidio o approfittare di qualche errore là davanti. Esatto, io Binum sinceramente lo conosco poco, quindi non mi sbilancio. Bino è un pilota che è sempre stato forte. Mi ricordo anche su F1 2015 era veramente forte, ma tanto.
Poi quest'anno ha avuto anche il passaggio dal padel al volante, ha cambiato un po' di impostazioni, quindi probabilmente si sta ancora un po' abituando e l'abbiamo visto un po' sottotono quest'anno, però sempre pericoloso, cioè è un pilota che le piste le conosce benissimo e che sa andare forte, soprattutto se si allena bene. Non so adesso quale sia la sua preparazione, non so se... Come è stata la griglia di partenza? Non ho fatto in tempo a guardare tutte le Se non posizioni. sbaglio, Binum era ultimo. Sì, Avevamo primo o Step, secondo quinto o Predator. ultimo, Cioè, sì. Step, esatto, era comunque dietro nelle ultime posizioni. E Predator. però lui poi di Irvine. solito lo fa di strategia, no? Lui spesso non disputa le qualifiche per poter partire Gomma fresca. sì, con la gomma, sì, anche quella più dura. Dura. Ma Ricordiamo che vediamo. qua la gomma, a parte adesso che piove e che diciamo che la regola non vale più, però c'è l'obbligo in caso di gara dichiarata asciutta di montare le gomme hard. Esatto, questo potrebbe essere anche, cioè bisogna stare attenti perché magari se qualcuno non sbaglia, non la mette, viene squalificato. Tanto la safety car ha spento le luci, i piloti sono quasi sul rettilineo e la gara sta per ripartire. Vediamo, Ok, vai con la ancora speriamo che in telecronaca. prima curva non ci sia c'è casino, vediamo subito Predator che lo dicevo è molto aggressivo su step, vediamo subito se in curva 1 prova l'attacco, anche se è molto difficile in quel punto. Infatti rimane dietro, molla l'acceleratore. Larghi tutti e due. Lunghi! Sì, anche un Vediamo, Irvine. vediamo. Oh, Predator Passa. si infila, passato, bravo. Ha sfruttato, ha fatto meno errore ed è passato. Tanto però Irvine, attenzione perché si è avvicinato molto. Aveva perso qualcosina a ripartenza, adesso è molto aggressivo negli scarichi di step. Comunque a questi tre non conviene troppo lottare, secondo me. Eh sì, esatto, anche perché appunto i mini sfida, i primi tre salgono, dovrebbero aiutarsi, diciamo. Tanto non è importante vincere, è importante arrivare a podio. Poi il resto andare liscio. Perché hanno già preso un po' di margine su Tinaglia e Binum. Vediamo se magari sono abbastanza distante Tinaglia da Binum. Intanto Predator stringe, cerca, tiene la posizione. E adesso si sì, devono stare concentrati, fare il loro passo e andare avanti. Tanto hanno preso per caso l'avviso alla prima curva? Andrea, se Ma è riesci a guardare. guardabile, io adesso ci guardo subito, però credo di sì, perché lì Infatti perché no, non lì vedo sei tutte visi loro, no? per Predator, ne vedo uno invece per Step, anzi ne vedo due per Step, Attenzione, attenzione. quindi è già a rischio penalità Step, Eh sì, perché devi qua stare comunque attento. essendo corta la gara, anche con la safety car in più potrebbero essere gli stacchi molto Hai corti. ragione in più per non mettersi a lottare con i primi due Ah, o cercare esatto, di quasi avere il più passo contatto. possibile. Visto quasi un contatto tra Sì, Step sì, e sì, sì. È Irvine. Irvine è molto stato aggressivo, molto Irvine, lo dicevo sotto. prima, che è molto acerbo come pilota, è forte ma è acerbo. A volte fa quegli errori di foga magari, no? Sì, è vero. Ancora maturare su questo punto di vista, Si lascia diciamo. un po' prendere forse a volte dalla fretta. Esatto, la concitazione della gara. Però è un Tra pilota l'altro lui molto valido. parlando, sì, parlando prima con lui, cioè in questa pista insomma, non riesce a essere veloce, quindi non aveva buone sensazioni per questa mini sfida. Però al momento è terzo, Tinaglio sembra un po' più attardato e anche Esatto. Binom, quindi Intanto cioè, se sta tranquillo credo non avrà problemi. esatto. Sto dicendo, intanto mi sembra Errore che di ha smesso di Tinaglia piovere e o sbaglio? passa Binom. Sì, ha smesso di piovere. Sì, Quindi attenzione è vero, in che effetti sì. potrebbe esserci pit. Pit con le Sì, beh, la soft. pista la vedo ancora molto bagnata Sì, comunque. Però ancora. magari tra due o tre giri, chi lo sa, qualcuno potrebbe già azzardare una slick. Esatto, e fare gli ultimi giri a cannone. Quindi siamo attenti ai piloti dietro che potrebbero usare questa strategia, magari fermarsi un giro prima e fare l'undercut. Conviene, sì. Oh, Tinaglia Tinaglia ha abbandonato, abbandonato. probabilmente crashato. No, non Io vedo l'ho il visto fare botto, un però non lo errore, vedo andare più. lungo ed è stato passato a No, lo Binom, ma non vedo. era un errore così grave, cioè era rientrato quasi Lo subito in pista. vedo trasparente, Ah, lo quindi vedi trasparente probabilmente è tu. laggato.
cioè scusate, Ah sì, probabilmente è ecco. crashato. Io provo a mandargli un invito nel Prova a caso. mandargli un invito, vediamo se Intanto salutiamo sono proprio Miki99 che ci abbandonato. scrive dal chattino e Ciao concorda Miki. con Tia che sul fatto che Irvine ha troppa fretta nel sorpasso. Infatti sì, eh. È l'analisi che... Oh, intanto Predator larghissimo. Predator intanto lo superano sia Steph che Irvine. Inizia a essere complicata, la pista si asciuga, quella curva è molto difficile, i piloti iniziano a soffrirla. Mentre il fantasma di Tinali è box per montare le slick. Eh sì. Quindi attenzione che magari per il crash potrebbe trarre vantaggio. Intanto Binom, vediamo una Binom ancora in pista. Io se fossi stato in Binom magari la slick ce l'avrei Infatti la pista buttata. sta si è Sembra asciugata asciutta molto. adesso, sì. Io non vedo schizzi, non vedo acqua sollevata dagli pneumatici. Ah, di solito la prova del 9 che ho visto mentre provavo è il tornantino. Tornantino mi sembra che acqua non se ne alzi, poco a poco, leggermente. A me già la slick Bino poteva buttarla. Poi in pista è sempre tutto più difficile, tutto più veloce. Con la freddezza di noi commentatori magari è più Sono al terzo semplice. settore, vedremo se qualcuno entrerà già ai box. Io credo di sì comunque. Sì, anche secondo me. Lui soffriva in curva 1, infatti è andato molto largo Predator. Là si vedeva che iniziavano a essere un po' strette queste gomme. E anche qua vediamo che Steph allarga molto, Difficoltosa anche là. Predator. Predator è tornato tornato largo. Eh Predator sì, ormai la pista è per... asciutta. Davvero, vediamo se rientrano tutti. Vediamo adesso. No, No, attenzione. Steph prosegue, no. Irvine anche Irvine. prosegue, Predator ai E box Predator si ovviamente. ferma, vediamo Binum se si ferma, Vedremo Binum si ferma, Bino attenzione a box. questo, attenzione perché Binum non era così lontano. Secondo me hanno Attenzione. sbagliato i primi due a non fermarsi, però allora hanno la sensazione Adesso migliore. vedremo Sembra di sui sì. settori, vedremo sui Soft per settori, Bino. se Andre riesci il secondo settore a fare la comparazione fra i piloti, appena ci passeranno, vediamo se hanno fatto bene o hanno fatto male. Vediamo subito le prime curve dei due. Riusciamo a Con fare un Bino non ancora onboard. Finaglia, secondo me a Attenzione questo perché punto è Predator ha crashato. messo le medie. E 5 giri con le medie. Va a mettere la soft. Strana secondo me questa scelta di Predator. Non so se è un errore. Evidentemente è più suo agio Sulla con la media, sì. media, forse, non lo so. Strana come Magari reputa strategia, comunque. che la soft abbia un calo troppo repentino di prestazione, magari spera con la media Dopo sarà di una avere più domanda sicuramente ritmo. che faremo al pilota. Intanto io lo vedo andare Bino con la soft. abbastanza bene. Non vedo problemi di trazione. Vediamo comunque che Binum è vicino, e Predator è comunque vicino ai primi due. Dopo quell'errore che aveva fatto. Quindi potrebbe esserci l'undercut. Sto tenendo d'occhio i settori, ma non ho ancora informazioni sul secondo Sì, settore. stanno passando ora i primi due, che sicuramente si fermeranno. Vediamo adesso se... Fanno ancora l'errore di 49-1 prima. per 49-1 Steph. Predator, vediamo, sta per Eh sì, tra transitare. un po' passa, sì, anche lui. Tanto i primi due, vediamo se si fermano, sono molto vicini. Alto rischio, penalità anche Predator, due vertenze e un avviso, vedo. Eh sì, perché lei è andato Box. largo un po' in box. Sì, 45-1. box. 45. Oh, Ha Binom toccato pure il 49-9, quindi muro. 5 secondi. Quindi Quant'è che ha Predator, recuperato? 5 secondi. Io credo che Predator e Bino in questo momento siano quelli più avvantaggiati. Eh sì, vediamo, infatti passano adesso, transita adesso Predator Sì. sul traguardo. Vediamo l'uscita perché sono in uscita i due piloti e È Binum passa, passata. attenzione, si mette male. Perché comunque adesso hanno Passata. preso abbastanza vantaggio e devono spingere a manetta adesso, devono spingere ad andare a prendere. Sì, dipenderà tutto dalle prestazioni che ha sull'asciutto Bino. Perché io Sì, credo che esatto. Steph e Irvine siano piuttosto veloci. Se Bino riesce ad avere un ritmo simile a loro, potrebbe Eh farcela sì. tranquillamente. Se no, Mancano proprio ci sarà, anche... penso, battaglia. Perché Esatto, io mancano credo che pochi giri. Predator, a questo punto, se non fa errori, anche se alla media, comunque ha quel minimo di vantaggio, che sono un paio di secondi, un secondo e può gestire comunque. Prende Però attenzione Step perché e Binum penalità, Irvine ha una hanno... penalità. Ah, attenzione, quindi...
Oh, e drive through per step. Drive through per Attenzione. Step. Infatti l'avevo visto entrare forte, l'avevo visto entrare forte. Ovviamente non è stato attento in pit lane a, a rallentare. Infatti l'avevo visto entrare forte, ho detto attenzione, avevo visto che aveva toccato anche il muro. Intanto ti naglia giro veloce lui... il bot. Lo spettacolo. Per step, per Tinaglia ovviamente. A meno che beh, può succedere di tutto, comunque. Però il drive through è pesante. Pesante per lui, lo dico anche un po' da compagno di squadra, che è il mio compagno di squadra. E, diciamo che per l'altra squadra non ci voleva. È un pilota anche fortissimo. E... sì, sempre in gol lui, praticamente. Tanto continua, ma. Non so, farà il prossimo giro il drive thru. Tanto c'è Predator che ha preso un po' di vantaggio. Si trova in questo momento a 2 secondi e mezzo da Binom, a 4.7 da Step e a 7 secondi e 6 da Irvine. Irvine che adesso non saprà che c'è Step con la penalità e sarà un po'... intenzione, dirà neanche questa volta ce la faccio. Ah, però, magari diciamo che, i piloti che a me te lo sono detto. Ah beh, quello sì, è vero, è vero. Quando c'è Verstappen stava assistendo alla gara. E a questo punto io dico Binom, Predator e Irvine, dico in gold. Eh beh sì, non con questo ordine magari. Sì sì, no, anch'io condivido appieno, anche perché il drive thru in un, un 25, già in un 50% ti rovina la gara, in un 25% sei finito, anche perché qua perdi una ventina di secondi e quei 20 secondi sul groppone adesso in tre giri non neanche Michael Schumacher in persona gli potrebbe. Vediamo Step se sconterà adesso il suo drive-thru. Eh sì. Infatti lo sconta adesso. Okay, cioè, non prendere un altro Step. Mi sembrare un po' cattivo. Tanto il Vine giro veloce. 36, no, che un giro di Vine. Vuol dire che comunque lui c'è. Lui c'è. Che è su gomma soft. Sua. Quindi pista decisamente asciutta. Assolutamente, assolutamente asciutta. E c'è Predator che è con gomma media, ma Binom non vediamo se lo sta recuperando. No, sta perdendo addirittura. Cioè, invece Irvine che sta recuperando, ma recupera quei 3 decimi, credo. L'avevo visto prima, era 7-2. Però diciamo che dai, il podio sarà questo. Sì, penso siano congelate le posizioni a questo punto. Sì, a meno che di errori personali, ma non hanno neanche pressioni, quindi dovrebbero andare tranquilli. Sbagliare. Esatto, tranquillamente. Tanto adesso c'è Step che è a 15 secondi dalla terza posizione, quindi anche Irvine può stare tranquillo. Infatti Irvine è l'unico senza avvisi, mentre Predator ha una penalità e Binom ne ha due. Ah, quindi in questo momento c'è Irvine che è al secondo posto. Sembra secondo, non ancora definitivamente, ma gli bastano pochi decimi per... Ah, è già secondo, perché Binom ha due penalità e ha 6 secondi dalla vetta, quindi sì, è già secondo. Sì, io vedo 6 secondi e 7. Ah beh sì, però dalla sì, vetta sì, da Binom, esatto, sì, esatto, però, esatto. Quindi sì. Già secondo, quindi può stare molto tranquillo. Peccato per Step, mi dispiace, perché comunque è molto... è un pilota veramente forte. Ha sbagliato la strategia, lui Irvine, ha sbagliato... la strategia e oltre a quello ho sbagliato l'ingresso ai box, altrimenti credo che Step per farcela benissimo a esatto era arrivare in posizione. Peccato, e infatti io te lo dicevo, l'avevo detto, ho visto entrare forte, poi anche Poseidon ha detto che è andato, ha toccato il muretto, ho visto anch'io, ha detto qua mi ricordava un po' Albi a Monza quando è entrato in derapata nella pit lane. Ecco, con la pioggia, comunque in tutte le piste con la pioggia è entrata la pit lane, bisogna stare molto attenti. Sono sì, perché cambiano insidiose. Proprio i punti di staccata, quindi bisogna un attimo andarci cauti.
Esatto, come invece a differenza delle curve che hai la traiettoria comunque, che non so se tutti ce l'hanno qua, ma credo di sì, la traiettoria Forse non rossa ce l'ha quando devi Binon, frenare. perché Binon Ah, vedi, forse non la forse Binon. usava. Ok, mentre invece gli altri la usano nei box, la traiettoria è azzurra e non ti dice quando frenare. Devi essere tu a Esatto. saperlo. E quindi già diventa più complicato. Devi ovviamente provare prima per fare la staccata precisa. Intanto l'ultimo giro io direi di farlo con Predator in onboard. Abbiamo l'ultimo giro di questa mini sfida portata a casa, intanto il Vine fa giri veloci su giri veloci. Bravo Predator che torna in gold, lui che era andato in silver perché ha avuto problemi in una valve Xbox e torna a riprendersi la gold. Secondo adesso Binom, che sarà terzo alla fine della gara, che lui non so se era già stato in gold io, perché io poi sono subito entrato Sì, nella lui è partito in competition. gold, è Lui è partito partito in in gold in gold, infatti. Australia, poi dopo c'era ritornato, era sceso, poi è tornato, mi ricordo adesso Ok, bene quante quindi. volte, forse dalla Cina che non andava in gold, qualcosa Ah, così. quindi Sì, è parecchio. Parecchio da inizio campionato. Beh, ritorna in gold, vediamo poi lui se riuscirà spesso a lunedì tenerla. non c'è per la mini sfida, quindi Ah, quindi non altre poteva neanche volte proprio no. affrontarla. E invece c'è poi Irvine, che sarà la sua prima volta. Sua prima volta in gold, è arrivato da poco nel campionato. Vediamo come si comporterà domani. Domani che sarà la competition gold e silver, appunto. E vedremo tutti e 22 i piloti impegnati in questo GP di Suzuka. Ultime curve per Predator. Ho messo rettilineo. Ovviamente a Predator che va a vincere. Eccolo qua Giunta. che festeggia sul rettilineo. Dietro di lui arriva Binom, che però sarà terzo perché per le penalità. E poi Irvine, che va a chiudere il podio e va a chiudere i piloti che saliranno in gold. Quarto lo sfortunato Step, che ultimamente ha avuto veramente sfortuna, lo ammetto anch'io, anche in gold, è stato veramente sfortunato. Eccolo qua. Infatti, secondo Irvine senza penalità, bravissimo, è stato l'unico. A 2 secondi da Predator, poi Binom, Step e i due ritirati che erano Tinaglia e Verstappen. Andiamo a invitare i Bene. piloti per le interviste di Ora, rito. esatto. Ok, ci Scusa, ci sono incluso comunicano l'audio? che stanno arrivando. Predator è entrato, buonasera. Buonasera Bino, Buonasera. anche che arriverà tra un po'. Irvine è Buonasera a arrivato, tutti anche lui, ragazzi. buonasera. 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 Buonasera ragazzi. Dobbiamo invitare, tanto siamo in qua, sono in quattro i piloti. Dobbiamo invitare anche Step, magari. Facciamo anche Sì, qualche lo sto domandina a lui. invitando. Se vorrà parlare, credo che sia anche un po' arrabbiato. Vediamo se partecipa. Invito anche Verstappen per Sì, l'incidente se al via, vuole. magari se vuole dirci Esatto. qualcosa, cosa è successo. Verstappen. Ok, Tanto poi. partiamo con il vincitore della mini sfida. Sì, dai, partiamo con lui. Abbiamo qua il vincitore che è Predator. Ciao Predator. Ciao, buonasera. Ciao, allora, intanto complimenti, strategia azzeccata in pieno. Non so, adesso poi ti chiederò, farò una domanda anche sul cambio gomme. Intanto dici come ti sei sentito, come è andata la qualifica, le tue sensazioni sulla pista, se hai fatto qualche duello, abbiamo visto che avete fatto un po' di errori all'inizio, in curva 1 soprattutto. Dai, raccontaci un po'. Ah, qualifica è andata abbastanza male, ho sbagliato completamente il primo settore, sono arrivato terzo, che comunque non è male, ecco. Poi in gara, appena siamo partiti, ho visto un incidente safety car, ho cercato di bluffare un pochettino dicendogli che dovevo entrare a cambiare le gomme, invece nessuno ci è cascato, purtroppo. Poi, andando avanti, Step ha fatto un errore e l'ho sorpassato. Poi ne ho fatto io un altro, sempre curva 1, che è scivolosissima con gomma intermedia. Non me l'aspettavo così tanto scivolosa. Poi, man mano che passava il tempo, la pista ha iniziato ad asciugarsi. Sono rientrato nel giro giusto.
a quanto pare, e niente, poi mi sono ritrovato davanti, ho cercato di fare il giro veloce, ma con le gomme soft era impossibile farlo, cioè con le gomme medie era impossibile farlo. Ma come mai hai messo la gomma media e non la soft? E non mi sentivo tanto sicuro, cioè nelle prove che ho fatto mettendo la soft come prima gomma mi era durata 6 giri ma tirata tirata, quindi ho preferito non rischiare. Ah, ok, non hai voluto quindi rischiarla troppo. Esatto, Anche se a esatto. fine Ok, gara con la intanto. macchina scarica probabilmente il consumo sarebbe stato Anche avevo diverso, 4 però. giri in più di carburante per li ho messi all'inizio gara, poi con la safety car non li ho consumati e quindi ho finito la gara con 2 giri in più di carburante. Ok, domande? Avete domande, Andre, Poseidon? No, 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 è è stata stata una una gara gara piuttosto piuttosto regolare. regolare. Sì, Per pulitissima. lui. A parte l'errore che abbiamo Beh, citato prima. cioè, diciamo che poi ci hanno pensato gli altri a autoflagellarsi perché uno penso si è crashato, uno si è ritirato subito e un altro col drive-thru alla fine penso sia stato semplice. Però bravo, Predator perché ha azzeccato l'entrata ai box e Esatto, che è infatti è andato a sempre un paese vincere. difficile. Esatto. Intanto dai, sarei contento del ritorno in gold. Sì. A voglia. Allora, ci vediamo domani allora. Bene, Come allora la vedi possiamo domani? passare. Come la vedo domani? Domani la vedo grigia. Grigia pioggia. Molta pioggia. Addirittura. Il che non Subito mi piace regolato. perché. No, non è che fa, io vado male sul bagnato, si è pure visto. Cioè, preferirei una gara asciutta, ma la vedo molto grigia. Ho capito. Va Benissimo. bene, dai. Allora direi che rinnoviamo i complimenti e possiamo passare al secondo classificato. Secondo classificato che è Irvine. Ciao, Loris. Buonasera a tutti. Anche per te la solita domanda, dici come ti sei trovato con la pista, qualifica, come ti sei sentito a tuo agio, no? Dici un po'. Allora, qualifica molto male, ho sbagliato l'entrata in una curva del primo settore, anzi l'uscita, e ho perso 5-6 secondi, penso, infatti ho fatto un tempo bruttissimo. In Eccomi ragazzi, gara con la buonasera a tutti. pioggia. E in gara con la Fabino? pioggia e con la safety car ho cercato un attimo di gestire, anche perché se non mi sbaglio Tinaglia aveva sbagliato alla prima curva ed ero riuscito a guadagnare la terza posizione. Quindi dico, cavolo, per adesso sono così, quindi cerchiamo di non rischiare. Dopo chi errore più, errore meno, davanti mi sono ritrovato secondo. Per rientrare ai box ero un po' indeciso perché comunque ne avevo uno davanti e due dietro. E non sapevo, ero indeciso sul tempo giusto di entrata. Alla fine, nel dubbio, ho cercato di seguire Step, cercando di fare la gara su di lui, anche se ero sicuro che non l'andavo a vincere, però cercare di marcare a uomo una persona. Poi, fortunatamente, lui ha preso il drive-thru e mi ritrovo qui. Dopo, con le soft, gli ultimi giri, ho cercato un po' di gestire, di andare tranquillo. Ok, Cercherò e di invece gestire. l'entrata in. Niente, è caduto Andre. Poverino, speriamo non si sia fatto male. Andrea, ti sei rialzato? Sì, Sembra veramente eccoci qua, dolorante. scusate se eravamo in connessione. Stavo dicendo, Sconnetto la Irvine, chat. come mai hai allungato un giro il pit stop? Ho allungato un giro semplicemente perché non preferivo Cercavo marcare Irvine. a uomo una persona E niente, rientrando al chiedi di suo stesso. Cerotti stasera. Purtroppo Assurdo. la Ok, chat ci non sta sono? andando bene. Ok, sì. Sì, Sì, stavi eccoci. dicendo, cercavi di marcare a Stavo uomo dicendo, 1. sì, cioè, più che altro preferivo marcare a uomo 1 e fare la sua stessa strategia, più che altro, senza sbagliare la strategia come ho fatto in Malesia. E quindi ritrovarmi alla pari con almeno una persona, diciamo. Te la sei rischiata però, eh? Sì, ma alla fine bisogna anche rischiare a volte. Assolutamente, Quindi assolutamente. alla fine è andata bene così. Bene, voi Andre, Poseidon, domande?
Sì, volevo solo chiederti una cosa. In gara tu lo sapevi del drive-thru di Steppo o te ne sei accorto solo quando è entrato al pit stop? Avevo il dubbio di quando aveva distrutto il cartello all'entrata di box, poi se sentite, diciamo, la sua esclamazione, cazzo, il drive-thru. Vabbè, eri informato, eri più Sì, tranquillo, diciamo. sì, ho cercato di Ok. gestire. Perfetto, perfetto. Allora ti rinnovo i E complimenti e complimenti anche. passerei quindi Grazie al mille. terzo classificato. Ciao Bino. Ciao a tutti, buonasera. Ho Ciao, incluso ciao. l'audio, Ok, Bino? Sì, ce l'ho incluso. perfetto. Anche per te, quindi la solita domanda di rito. Come ti sei sentito con la pista? Qualifica? Dici un po'. Allora, la pista diciamo che a me è molto cara, molto, molto bella, mi piace. Non ho mai provato, non avevo ancora mai provato, a parte stasera, il tracciato, però mi sono trovato subito molto mio agio anche con l'assetto. E qualifica ho preferito non farla, essendo in pochi sarei partito con la gomma più dura, solo che con la pioggia sono rimescolate le carte e ero anche contento di questa pioggia lieve, non troppo intensa. E niente, poi è andata male subito la partenza. Infatti, a proposito della partenza, cosa è successo? Dici la tua. Ma dalla mia prospettiva io stavo all'esterno, proprio nella mia posizione, non mi sono mosso, non ho fatto cambi di direzione, mi sono solo sentito arrivare una macchina da dietro, sulla fiancata più precisamente, quella di Verstappen, che poi ha distrutto la macchina e mi ha fatto girare, andare contro il muro e a danneggiare l'ala. E meno male che è entrata questa safety car, perché sennò sarebbe stata di nuovo una mini sfida sfortunata. E niente, non avrei concluso nulla di concreto, ecco. Quindi è stata una mano dal cielo proprio, definiamola Sì, così. Perfetto. sì. Anche Ragazzi. perché. Sì, no, continua, scusa. No, anche perché poi la gara comunque è stata abbastanza pesante, nel senso è molto, molto difficile come pista, è molto stancante. E poi vabbè, ho fatto la strategia azzeccata entrando in box con Predator, infatti mi sono trovato poi secondo, anche se avevo la mescola più morbida, ma Predator non aveva un altro passo, un altro ritmo, poi non penso che stesse più spingendo al massimo, anche perché ha fatto un giro veloce e poi basta, secondo me non ha spinto proprio al massimo, però mi accontento di questo terzo posto, anzi l'ho colato, anche perché mi mancava la gold dalla Cina, quindi sono Infatti molto prima ne stavamo contento. parlando, complimenti, dai, torni in gold, puoi dire la tua anche in gold. Perfetto, Speriamo, ragazzi, speriamo. voi avete domande? No, io niente, complimenti. E basta. Non so, Andre, se... Non lo Andrea è in sento più. connessione. No, in Andre, c'è connessione, la aspettiamo un attimo. questo gruppo non... Ecco Eccolo qua. qua. Comunque ripeto la domanda, Bino. Sei contento di tornare in gold e cosa ti aspetti domani in gara, vedi? Beh, senza dubbio sono contento, anche perché mi manca da un filotto di gare che non finisce più. Sono stato in Silver, infatti un bel filotto di gare senza essere tra i top. Beh, domani mi aspetto una gara tranquilla, anche perché ci saranno molti piloti molto più veloci di me. Però cercherò, ecco, mi difenderò a restare in gold, cercherò di limitarmi a quello, di non ritornare in mini sfida e cercherò di rimanere nella categoria, ecco. Perfetto. Perfetto, allora ti rinnovo i miei complimenti e passerei allo, Grazie. chiamiamolo oggi, sfortunato, anche nelle ultime gare forse, lo sfortunato Step. Ciao Step. Ciao. Allora, te hai fatto una bellissima gara, a parte qualche sbavatura in qualche curva, e poi all'entrata dei box, drive-thru che ti ha completamente rovinato la gara. Dici un po', dai, come ti trovavi con la pista. Ecco, perfetto. Ah, ok, Beh, a bisogna posto. richiedere l'intervista di Allora, dai, Step. facci un sunto di quello che hai Allora, detto, Steph. faccio un riassunto breve.
Allora, in qualifica mi parto in prima posizione, ho fatto un buon giro, 33-4, poi in gara parto con intermedia perché ovviamente piove, e safety car dopo il quarto giro parto, e poi si asciuga la pista, e entrata dei box drive-thru, e ho cercato di spingere fino al massimo, e ho scontato la penalità e non c'è niente da fare. Quarto posto, torno in silver, complimenti a Binum, Predator e Irvine per la qualificazione in gold, e pazienza. E torno in silver e cerco di fare meglio dei primi tre. Perfetto. Carlo Manzini, posso l'accompagnare? Passiamo un attimo a Verstappen. Volevo fargli una domanda, volevo chiedere anche a lui la sua prospettiva su l'incidente, cosa allora, ha visto lui. Più che dire che ho sbagliato a calcolare la frenata, non so cosa dire. Infatti avevamo visto una macchina, avevamo visto una macchina andare lunga, non la concitazione alla partenza, non sapevamo se era la tua o quella di Bino. Abbiamo risolto il mistero, diciamo. Vedendo quella ruota che se n'è andata, mi piange il cuore. Sì. Bene, allora dai, ti rifarai alla domani in silver, cercherai di tornare in mini sfida, anche perché sei il mio compagno di squadra, i punti servono per superare le Williams. Ecco. Digressione. Alex Diga e Ciro non è che siano un grande obiettivo. Le vinco tutte. Ho capito, visto che è entrato dopo, vorrei. Va bene, dai. Allora, voi avete domande, ragazzi? No, qualcuno, niente. Magari qualche domanda che vi è sfuggita? Ok, allora direi che Ande, se ci ricordi i nostri social su cui seguirci e gli appuntamenti a settimana. Sì, allora, intanto iniziamo gli appuntamenti della settimana. Domani, è già stato detto che corre la competition, Gold e Silver, alle ore 22:15, secondo un po' la situazione dei piloti. Poi avremo mercoledì la simulation, in cui non ci sono aiuti alla guida, cioè tutti i piloti corrono senza aiuti, e si partirà alle 21:15. Alle 21:30, scusate, mentre giovedì avremo l'Academy che partirà alle 21:30 come la simulation. Poi potete trovarci sul nostro forum all'indirizzo internet tstf1racing.forumfree.it. Poi abbiamo anche un canale YouTube che si chiama tstf1racing, con lo stesso nome trovate anche, diciamo, i nostri social Facebook e Twitter. E ci trovate pure su Xbox One al club F1 Championship TST F1 Racing. E niente, questi sono, diciamo, i nostri siti, e digitando TST F1 Racing su Google comunque trovate tutto. Quindi iscrivetevi alle nostre pagine, ai nostri canali, se siete interessati sia a correre o solo anche a seguire il nostro campionato. Perfetto, allora direi che da quel di Suzuka è tutto. Vorrei ringraziare Andre e Poseidon per lo streaming. Grazie a te. Voi. Fare complimenti a tutti i piloti e direi che ci vediamo al prossimo appuntamento.